Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andiamo ad aprire il faro della nostra Alfa Romeo Mito, un'operazione molto delicata. Vi consiglio di comprare una coppia di fari differenti da quelli che montate sulla macchina, così per qualsiasi cosa siete comunque autonomi con la macchina. E ciò che ci serve sono cacciaviti piatti di qualsiasi dimensione, taglierino affilato e pistola termica. Io non conosco il metodo esatto per aprire questi fari, quindi io lo faccio. Voi se lo volete fare lo fate, però a vostro rischio e pericolo io non mi assumo nessuna responsabilità su quello che può succedere, soprattutto per l'utilizzo del taglierino. Come potete ben notare, abbiamo tutto intorno il mastice del nostro faro, dentro tutta l'insenatura, tra plastica, tra vetro, chiamiamolo vetro, e faro, e noi dovremo come primo passo rimuovere quanto più possibile questa guaina fino ad arrivare in fondo alla plastica. Quindi ci aiuteremo scaldando forte la guaina, faremo delle incisioni per rendere accessibile l'inserimento del nostro cacciavite piatto, e con questo scaveremo per tirar fuori tutta la guaina. Come potete vedere dalle immagini, con la pistola termica a circa 200 gradi andiamo a scaldare la guaina o il mastice del nostro faro, per poter poi andare a fare un intaccamento, un taglio con il taglierino a circa metà guaina, ecco. Una volta che abbiamo fatto questo taglio, andiamo a fare dei piccoli buchini con il cacciavite piatto, ovviamente quello più piccolo, e piano piano andiamo a rimuovere tutta la guaina presente. Ovviamente va scaldata e va rimossa, scaldata e va rimossa, cioè è un procedimento che va fatto per tutto il tempo finché non andiamo a rimuovere completamente tutta la guaina del faro. Come possiamo vedere, siamo arrivati praticamente al fondo della plastica, e lì poi successivamente andremo a raschiare completamente tutta la guaina, così da toglierne il più possibile, perché se noi non andiamo a rimuovere questa guaina, il vetro sarà sempre complicato toglierlo, cioè resterà sempre in parte incollato, quindi la rimozione di questa guaina è importantissima, anche se ci vuole parecchio tempo e la giusta attenzione va rimossa. Come potete vedere, in questo momento sto raschiando il fondo. Una volta che abbiamo pulito tutto il contorno,
Io vi consiglio di cominciare ad andare a aprire il faro nella parte inferiore, ovvero quella nascosta che non si vede, in quanto se andiamo a rovinare qualcosa, a rompere un po' di più la plastica, non succede niente, ecco, perché comunque non si vede e è facilmente ricomponibile. Quindi non preoccupatevi e cominciamo dal fondo che è più facile. Da sempre scaldata bene la plastica per riuscire a fare leva nel miglior modo possibile con il cacciavite. Comunque è un'operazione molto, molto tosta, cioè ci vuole tanta pazienza. Come possiamo vedere, una volta che uno riesce ad alzare la plastica del faro, quella di vetro per farci, per intenderci, andiamo a infilare i cacciaviti piano piano da una parte e dall'altra e così via, e piano piano questa scavalla la plastica del faro, come potete vedere. Se vi si rompe leggermente non succede niente, finché è quella esterna che poi con la guaina comunque si ricopre, quindi proprio state tranquilli. Ovviamente cercate di non romperla completamente, di non romperle tutta. I gancetti cercate di non romperli. E piano piano uno va a scaldare, fa leva, scalda, fa leva. Questo è un procedimento ripetitivo che va fatto lungo tutti i lati del faro fino ad arrivare alla fine. Questa è una fase molto delicata, io ho sbagliato a forzare troppo e così facendo ho rotto tutta la plastica, cioè tutta, un pezzetto di plastica, quella interna della plafoniera. Quello che io posso consigliarvi è quello di andare a tagliare dove sono i quattro ganci della plafoniera di plastica, perché questa si inserisce dentro il faro con circa 4 ganci, ora non ricordo benissimo, e quindi noi dobbiamo togliere bene 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 la guaina dove stanno questi gancetti, perché come è successo a me, non l'ho torta bene, è rimasta attaccata alla plastica del faro, io ho forzato e si è rotta, quindi quei punti vanno tolti, la guaina in quei punti va tolta veramente bene. Per fortuna non è una spaccatura irrimediabile, quindi con un po' di superattacco, un collante molto forte specifico si può recuperare, vi posso dire che l'ho già recuperata e una volta verniciata sarà come nuova, neanche si noterebbe. Comunque basta fare attenzione e questo non capita. Una volta che ci siamo tolti il tutto,
andiamo a togliere appunto quei gancetti che non avevo pulito bene prima, infatti sono rimasti attaccati alla plafoniera. Sul faro che avevo aperto precedentemente non era successo. Ok ragazzi, il video è terminato. Questo è stato veramente un fail assurdo, ma credo che sia recuperabile in quanto il superattack dovrebbe squagliare la plastica e recuperare il tutto, e dato che non è un punto dove c'è un appoggio, fa una forza particolare, quindi si staccano, non è così, quindi dovrei riuscire a recuperarlo e con una verniciatura dovrei coprire. Detto ciò, questo è un effetto che abbiamo con una bomboletta di vernice nera opaca, non ho messo la finitura trasparente, ma ho semplicemente utilizzato l'aggrappante per plastica con due mani e poi due mani, scusatemi, tre mani di vernice nera opaca senza finitura per vedere semplicemente l'effetto, ma credo che lo porterò dal carrozziere anche se mi è venuto molto bene, però voglio utilizzare una vernice buona, quindi lo porterò a lui e lo farò fare a lui. In più poi metteremo un adesivo al Alfa Romeo, ma lo vedremo nel prossimo video, dove monteremo anche l'Angel Ace. Quindi per questo video è tutto. Mitch Tuning vi saluta, lasciate un bel mi piace per il video e per il fail, commentate se avete bisogno di supporto, iscrivetevi al canale e alla mia pagina Instagram. Ciao a tutti ragazzi. We'll be right back.